Good morning, Jeff. Buongiorno Danilo, come sta? Very good. Dopo passo il segreto industriale ai russi. Yes. 351 Cleveland engine, making ready to check on the dynamometer here. This is Massimo Voltolini engine, block 00117. Buongiorno, lunedì 28, motore 00117 di Voltolini, terza prova, c'è stato un problema di trasferimento dell'olio dalle testate, abbiamo smontato le testate, la coppa per poter rimuovere i restrittori che il precedente proprietario aveva messo, siamo prontissimi, Jeff stanchissimo, no. Siamo pronti per la prova, aspettiamo Mike, dopodiché sentiamo il primo ruggito serio di questo motore. Ok Mike, rodaggio. Secondo tiro. Yeah. Yeah, about that. Climbing. 433 of 55. Okay. 433 cavalli e 5500 per adesso al secondo tiro. Ok, cambiato oggetti massimo da 180 a 185, anticipo da 32 a 28. It seems like it's pretty sluggish now, but well, let's do a pull and see. Right, what do you want to go, 65 or 6? Yeah, 65. Wow. Ripping good. Sounds like you may have retarded it more than you think you did. Yeah, it's only made 417 at the top. Okay. Where was it at? 5700. Bucks.
quarto tiro, anticipo 32 gradi, getti 170, freni 2,25. How much? 443. Ok, 443 cavalli a 5800 giri. Adesso Massimo ti telefono perché voglio discutere una soluzione. Adesso abbiamo fatto la tirata di potenza 4, 5, 6, 7000. Proviamo tutta la rampa per vedere dov'è la coppia, poi Massimo ti chiamo per discutere se una soluzione che o di alzare la coppia e avere più cavalli o di tenere questa coppia e tenere questi cavalli. Go. Less RPM than before. Wow. E ancora una volta una creatura di Euro American Engineering. Going back home. Test perfetto, nessun problema se Dio vuole questa volta. Siamo tutti contenti. Saluti da noi.